la danza indiana, racconta storie della mitologia che aprono all'apprendimento degli insegnamenti profondi della vita, del mistero della vita, attraverso i gesti delle mani, l'espressione del volto e di tutto il corpo. E all'interno ci sono delle danze pure. Con le mani si può descrivere tutto, tutti i sentimenti, come per esempio la rabbia, l'ira, l'indifferenza, la gioia, la bellezza, l'amore, come tutti gli animali che sono presenti nelle storie indiane, come per esempio gli elefanti, i pesci nell'oceano, i pesci nel fiume, gli uccelli, e poi le forze della natura, come lo spicchio di luna, la luna piena, le stelle che brillano, il sole che sorge, i fiori, un fiore che sboccia, e gli uccelli, e così via. Il numero prossimo racconta una storia di una divinità molto, molto importante nella cultura indiana, perché parla di Ganesh, un dio con la faccia di elefante. Così spiegherò gesto per gesto, in modo che quando esibirò la danza voi possiate seguire la storia. O tu, che sei nipote.